Sannata che scappa è particolare. Perfetto, con quest'ultimo avversario ci prendiamo i soldi e anche Yukari sale di livello e apprende Recarm. Fantastico. Un'ultima mano d'oro. Dai, ci sta. Anche se non abbiamo praticamente più energie. Per le mani d'oro le energie si trovano, altro che. Perfetto, distrutta. Ora si torna indietro. Abbiamo livellato, abbiamo fatto probabilmente anche un bel po' di soldi. Le richieste le abbiamo portate avanti. Creiamo qualche persona nuova. O ancora niente incidenti di fusione. Mi chiamo Pixie Superiore. Non sono una semplice Pixie. Ti mostrerò che sono degna di questo nome. Lo spero. Mithras non è male, cavolo, però questo sembra buono. Il mio nome è Jikokuten. La mia missione è proteggere e difendere il mondo. Sarò la tua forza per farti ottenere grandi cose. Con quei baffi ci credo. Potenzia taglio, non male. Oh, vuoi trasformarmi in rivoluzione? D'accordo. Attacco cruento. La madonna, che aura potentissima. Debole solamente al ghiaccio. Beh, bello, mi piace com'è fatto. Io sono Sati, aspettavo questo momento. D'ora in avanti sarò sempre al tuo fianco. A meno che non trovi qualche altra persona da cambiare, allora in quel caso ci vedremo. Resistenza al fuoco per 3 turni all'inizio della battaglia. Ah, pensavo più probabilità di... Oh, peccato. Tutte quante le teurgie sono pronte, possiamo uscire. Vuoi fermarti per stanotte? Andiamo. Prima di andare a fare qualsiasi altra cosa, centro commerciale. Le persone sono state salvate, quindi immagino che per una eventuale ricompensa io debba andare qui. Eccoti, prendi questo pacchetto. Oh, è una ricompensa del liceale scomparsa per chi l'ha salvata. Il caso aveva molti elementi su cui si bloccavano le nostre indagini. Ho pensato che foste coinvolti voi. Recarm, ok. La famiglia della persona scomparsa ha inviato una lettera di ringraziamento. Prendi anche questo. Lettera di ringraziamento. C'è anche dell'altro. Questi soldi sono da parte dell'impiegato che era scomparso. Interrogandolo non ho chiarito tutto, ma siete voi che l'avete salvato, no? La polizia non può accettare doni, quindi è vostro. Usatelo bene. Porca troia. C'è anche dell'altro. L'altro giorno hanno trovato la ragazza scomparsa. L'ho interrogata, ma le risposte non avevano senso. Ha detto che dei ragazzi l'hanno salvata da una cosa oscura. Ha lasciato una ricompensa, ecco a voi. Quarzite nera, va bene. Però già hai 40.000, guarda. Perfetti, ottimi così. Vendiamo tutto quello che abbiamo trovato. Quanto ci facciamo? Vabbè, $49.000. Yen. Ottimo, grazie così. Finalmente siamo arrivati oltre i 200.000. Ehi, e atletica. Ah, purtroppo lui dobbiamo recuperare. E lui, vabbè, se non abbiamo niente di meglio, direi di farlo. Allora però, prima, Elisabetta. Ciao, come va? Oh cielo, aspettavo che me lo chiedessi. Andiamo? Certo. Non vedevo l'ora. Elisabetta, cosa stai facendo? Ti stavi allenando? Ma porca miseria. Ah, ecco, ce l'hanno con lei. Beh, vedi tu. Che cosa? Dove? Orca miseria, vabbè, ci sta. Ci sta. Pensavo a qualche altra cagata, onestamente. Beh, non ha tutti i torti, quindi ci può stare questa volta. Io sono commosso dalla tua innocenza. Mi piace le interazioni con Elizabeth, sono sempre molto divertenti. Cos'hai trovato? Il Wild Duck Burger? Il cibo degli dei? Ah, i takoyaki. Anzi, i taiyaki. No, i takoyaki, li confondo sempre. Ma
Non ha torto la signora. Voglio provarli. Fai pure. Quanto vuole, signora? Quanto gli ha dato? Ne vuoi così tanti? Porca miseria. A parte che il suo modello è abbastanza particolare, quello della signora. Che cosa? Guarda, sono più curioso di sapere che cosa intende piuttosto che la mandibola. Elizabeth, cosa stai pensando? Credo che i soldi non siano un problema, forse lo stomaco. Ma porca... No, no, non così. Sì, ma devi pensare poi a dopo, quando sboccherai. Oh, cielo. Non stiamo malissimo, guarda, si vede anche dalla per una delle prime volte lo guardiamo in faccia direttamente sofferente. Ah, è perché siamo pieni, non per le bibite. Io ho bisogno di andare in palestra ora. Tutte le volte che sarà necessario. Ti prego, non farmi del male, però. Beh, almeno le sue uscite non ti occupano l'intera giornata, quindi sono comunque piacevolmente sorpreso. Ti ringrazio per prima. Ora, dunque, come posso esserti d'aiuto? La mia ricompensa, ecco come. Grazie per avermi mostrato la stazione di Watodai, gli affascinanti mezzi, le pericolose trappole e naturalmente l'abbondanza di ristoranti. La gente che vive lì aveva un diverso modo di fare rispetto a quella al centro commerciale Paulonia. Per non dimenticare questa esperienza, ricreerò alcune delle pietanze che abbiamo assaggiato. Prima devo trovare gli ingredienti. Sarà proprio divertente. Ecco la tua ricompensa. Il tomo degli antichi che mi dona Trot. Dovrebbe essere il babbuino. Ridurrò il costo delle vocazioni di una persona del Grimorio. Considera un regalo da parte mia. Sì, cazzo, sì. Grazie, finalmente. Oh, che bello. Manca poco all'apertura di questo, sbaglio? Il 18, ok. Sento che potrei avvicinarmi a Tomochika, va bene. Usciamo con lui, di meglio non abbiamo. Che c'è? Oh, Star, vuoi mangiare ramen? Certo. D'accordo, sentiamo la tua tragica storia. Andiamo, dai. D'accordo, andiamo. Io ordinerò un piatto speciale extra large. Quello che vuoi. Dai, dimmi, sputa il rospo. Come mai? Scusa un attimo, che devo andare a vedere per un corso privato, quindi quello che avevi prima non va più? Ok, forse sta cambiando direzione la storia. Sì, ben più di te, va bene, sì, in realtà ho dei piani. Anche se in realtà il mio piano è sopravvivere, ma hey. Ore sa, 将来とか全然考えてなかったけど
Ah, wow! Porca miseria! È andata meglio di quanto pensassi, allora. Certo. Beh, Fra, già che hai cambiato atteggiamento, sono contento, Kenji sembra sinceramente preoccupato per il mio futuro. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Beh, oddio, è stata una roba rapidissima, però questo cambio di mentalità, beh, potrebbe essere un inizio. Ciao, ciao. Beh, buon per lui, dai. Sono contento, dai. Per una volta non ho avuto granché da ridire su di lui. Dimenticato di andare in infermeria, cavolo. Meno male che abbiamo il riavvolgi. Che cosa? Vuoi un farmaco potente? Non posso darti medicine forti ogni volta che vuoi. Hai mai sentito parlare della legge sugli affari farmaceutici? È un'emergenza? E sei assolutamente certa di aver bisogno dei miei farmaci? Ok, ma se stai mentendo maledirò le tue rotule affinché scricchino ogni movimento che farai. Beh, ecco qui. Wow, non è cambiato niente dalle volte precedenti. Ho preparato questo farmaco personalmente, ma non so se può essere definito potente. Beh, finché Elizabeth è contenta, guarda. Hai avuto ciò che volevi, sparisci. Ok, a saperlo prima, cavolo. Tieni, ecco il tuo farmaco. Capisco, e questa è la famigerata medicina. Permettimi di assaggiarla, adesso. Oh cielo, che sensazione energizzante, davvero potente. Comunque i suoi componenti ben bilanciati impediscono di diventare letale. Il padrone dell'infermeria deve essere veramente abile. Ecco la tua ricompensa, tubo d'acciaio. Beh, speriamo sia buono allora. Ok, il tubo d'acciaio è per noi, ma è molto più debole rispetto all'arma che abbiamo. Tubo dell'acqua consumato che puzza di muffa, confusione alta. La gente proprio ti vede, ma mi sta attaccando davvero con un tubo marcio. Mutatsu o Tanaka oggi? Mutatsu. Quindi lui sarà il nostro primissimo confidant che completiamo al 100%. Non penso che il nostro legame... Oh, che sfiga, va bene, non importa. Passiamo comunque la serata con lui. Manca poco, quindi voglio finirlo. Va benissimo, guarda. Tanto non avevamo nulla da fare, il che comunque ci porta a completarlo la prossima volta. A meno che non siamo a un blocco come in Persona 4, che a volte, nonostante anche recuperassimo, dovevamo aspettare comunque. Ehi, senti questa. L'altra sera il mio ragazzo cerca di portarmi con disinvoltura a Shirakawa Boulevard. Non ci credo. Quella Shirakawa Boulevard, che schifo, avevo di certo un secondo fine. Abbiamo appena iniziato ad uscire, ma già mi disgusta, è un pervertito. Forse dovrei scaricarlo. Non voglio finire come le coppie di cui si sente in giro. Sai, quelle trovate prive di sensi da qualche parte. Beh, una ragazza col cervello, finalmente. Brava ragazza. Non come l'amica di Makoto che finisce col primo cretino che gli passa e si fa pure fregare. Come tutti saprete, esistono molte teorie sull'autrice Murasaki Shikibu, che l'autore del Genji Monogatari forse è un altro, o che il nome forse è uno pseudonimo di più autori. Alcuni hanno persino suggerito che Murasaki Shikibu fosse un alieno venuto dallo spazio, teoria davvero intrigante. Probabilmente avrete visto il suo ritratto, è stampato su una banconota da 2000 yen. Bene, visto che si parla di Murasaki, ecco una domanda sul Genji Monogatari. A me la fa? Non racconterai una storia di questo mondo al cospetto della principessa. Di che tipo di storia parla questa citazione? Yori, prova a rispondere. Chi? Io? Ehi, Phoenix, dammi una mano. Di che sta parlando? Di una storia romantica, ipotizzo. È una principessa. Esatto, troppo facile, vero? No, è che sono io quello bravo. Qui per mondo ci si riferisce alle sfere delle relazioni e dell'amore. Pertanto gli viene detto di non leggere storie romantiche al cospetto della principessa. Ma mondo può anche riferirsi alla società o all'umanità, come spesso viene usato oggi. Cercate di interpretarlo correttamente in base al contesto. Ora, andiamo avanti. Grazie Phoenix, mi hai salvato la vita. Di nulla. Lo so, sono bello e affascinante, ma soprattutto molto intelligente. Però dobbiamo iniziare un po' a studiare di nuovo, perché stiamo trascurando sapere e coraggio. Coraggio bene o male secondo me ce la facciamo, però il sapere
Dobbiamo metterci d'impegno. Guarda, ti dirò, se non abbiamo grandi cose da fare durante l'estate e abbiamo la possibilità, quasi quasi qualche lavoro al cinema potrei farlo, perché ci aumenta la conoscenza e il coraggio. E noi dobbiamo aumentare appunto la conoscenza se vogliamo uscire con la senpai. Allora, voi due, come siete messi? Guarda, se tutti e tre mi dicono che non sono disponibili, io vado con Miyamoto. Ma perché siamo vicini alla fine anche con lui, quindi voglio vedere come va avanti. Tanto tra poco ci sono gli esami, quindi posso gestire sia la bambina sia il vecchio in maniera molto più utile ora. Appena decido di lavorare per un futuro migliore, qualcosa deve andare storto. Ti va di ascoltarmi? Sembrerebbe che possiamo andare avanti. Andiamo. Allora, che è successo? Oh, Star, hai un momento, devo parlare. D'accordo, fammi indovinare. Andiamo al ramen? Perfetto, grazie per aver trovato il tempo. Lo apprezzo molto. Oggi non mi va di andare al ramen. Andiamo al Wild Duck. Come vuoi tu. Come va il corso? Strano. E allora che cacchio siamo venuti a fare qua? Lo mangio io? Vabbè, che è successo? Proprio il menefreghismo più totale. Siamo qui per quello. Come mai? Ovvero? Sposella 2000. Sta già pensando al matrimonio? Sono solo molto intuitivo. Che tu sei troppo giovane, lei già è in età da matrimonio? Esatto. Vabbè, sì, c'è proprio nel menefreghismo. Omedetto! Con la gocciolina al naso pure. Guarda, sono contento comunque. Allora, io non riesco a capire. Cosa ti devo fare da testimone? Comunque, io ancora non riesco a capire se lui davvero ci creda a questa storia o se questa storia sia vera. Ti giuro, non si riesce a capire. Cioè, io che bene o male queste cose le intuisco, non riesco a capire se in questo momento tutto questo sta succedendo veramente o se lui se la sta proprio viaggiando totalmente. Non dico che se la sta inventando, ma che sta succedendo determinate cose, ma in realtà è tutta la sua fantasia. Ormai, dopo questi ultimi due giri, penso sia vero, però non ne sono sicuro al 100%. Tomojiki sembra fermamente deciso al piano. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Non lo so, cioè, è strano. Cioè, le prime 4-5 uscite, queste due non sono state male. Cosa siamo venuti a fare? Almeno chiedi un sacchetto e portatelo a casa, ascolta. Cioè, fai il takeaway, dai. Dai, ti prego, voglio finire Mutatsu. Dai, ti prego, fa che sia Mutatsu. Ti prego. Non me ne frega niente di Tanaka, a me, veramente. Cioè, è un personaggio troppo palloso, Tanaka. Cioè, peggio che peggio come confidence, secondo me. Ma almeno lui voglio vedere come va a finire. Yo! Ehi, ti stavo aspettando. Hai un minuto? Anche due. Non cambi mai, vero? Beh, siediti. Anche perché è l'ultima volta che ci vediamo. Hai trovato la tua famiglia? Ok. Ma qua nella zona qui? Madonna mia. Allora sei rimasto molto indietro con le tue informazioni, nella zona intendi la loro zona. Beh, ci sta.
Congratulazioni. Mi sembra un ottimo piano. Complimenti, davvero. È l'ultima volta che ci vediamo. I complimenti te li meriti. Beh, questa è l'ultima bottiglia che prenderai in mano allora. Ti sei rivisto nei tuoi consigli, eh? Sono contento, guarda. Sono contento. È stato molto veloce da finire, però. Mutatsu mi ha ringraziato dal profondo del cuore. Sento che ora ci capiamo davvero. E questo è il primissimo confident che completiamo al 100%. Nanji Vavaru. Chissà cosa ci dà Elizabeth come premio per questo primo completamento. Che ci dona? Che persona? Ok. E qual è questa forma definitiva? Voglio saperlo. Che brividi però. Vediamo. Rango Plus. Lo strano con Monaco. Legame indissolubile. Dai, voglio sapere qual è questa persona. Oh, Chiyu. Non mi ricordo qual è. Il re guerriero. Va bene, andremo a vedere qual è. Un sigaro. Etichetta riserva. Della bottiglia. Ottimo. Questo non lo sapevo. Lo proverò in tuo onore. Lo proverò allora. Le tue preghiere mi faranno comodo un giorno. Però spero non sarai tu a recitare il mio sutra quando arriverà quella fine. Addio Mutatsu. Abbi cura di te. Ho preso le etichette e sono tornato al dormitorio. Bello, mi è piaciuto. Molto molto bello. Sai cosa stavo pensando? Magari è una stupidata, ma non ci sono stati neanche un giorno di pioggia o di altri tipi di tempo. E in questo gioco, tra l'altro, non ti avvertono quando cambia la tempistica. Magari in questo gioco ci sarà sempre il sole o magari nevicherà solamente a dicembre, chi lo sa. Buongiorno, sai, presto ci sarà la luna piena, non ti rende nervoso? No, direi di no, ormai. Ah sì, sei sempre così calmo, Star-kun. Beh, d'altronde dobbiamo farlo a prescindere. Brava che l'hai capito. Ok, il maghetto non c'è, lui non è disponibile, il che vuol dire una e due. Sai che oggettivamente penso che andrò da lei. Oggi gli sconti, andiamo a vedere che cosa c'è di nuovo allora. Bevanda energetica, aspetta, questo ce l'aveva chiesto effettivamente. Oh cavolo. Ma scusami, non l'ho vista fino adesso o sono scemo io? Comunque, ci servirebbe qualcosa che ci ridà gli SP. Lo so che il gioco non me la darà mai perché avere la cura degli SP, anche se me la mette a un costo alto, sarebbe troppo rotto. Però cavolo, se sarebbe utile. Il massimo che puoi comprarti sono le bibitine alla cacchio di macchinetta, però. Ecco a te la tua bevanda. Era la prima cavolo di richiesta che ci ha fatto e ti giuro, non l'ho visto fino adesso. Oh, ma è una bevanda energetica. Sembra deliziosa e tossica allo stesso tempo. Grazie per avermelo portato. Più tardi ne assaporerò ogni sorso. Ecco la tua ricompensa. Ecco, questo è utile. Vorrei provare un Gyodon. Tieni, ce l'ho già. Quindi è questo il famoso Umiyoshi Gyodon. Veramente anche solo il profumo fa venire l'appetito. E ora, buon appetito. Gnammete. Oh, che meraviglia. Qualcosa di così delizioso deve essere costato una fortuna.
Niente? Allora gli sforzi di questa corporazione di vendere cibo di qualità a poco prezzo sono veramente lodevoli. Ecco la tua ricompensa. Uniforme maschile. Fantastico. Altro? Ogni tipo di bevanda? 12 bevande diverse? E quante ne ho io? Oh cacchio, questa si vuole ammazzare di bevande. Ne ho 10 e me ne mancano 2 perché le abbiamo bevute noi, cacchio. Ci manca il Mad Bull e quell'altro. No, cacchio, il Mad Bull probabilmente ce l'abbiamo. Devo controllare. Ah, cacchio, le ho finite tutte. Le ho finite tutte perché, guarda, non sapevo ci sarebbe stata una missione del genere, ma ho detto, lo devo comprare una di tutte perché prima o poi qualcuno me le chiede. Sicuro, sicuro me le chiede. E infatti avevo ragione. Adesso giriamo tutti quanti i posti disponibili e cerchiamo delle macchinette. Mi sa che fino al prossimo refill non ne trovo. Sono il mietitore spettrale. Quando la tua anima si farà sentire, sorgerò dall'Ade per rispondere alla chiamata. Bello il mietitore. A parte Magatsu Izanagi, abbiamo costruito comunque un bel grimorio fino ad ora. Se hai tempo, ti va di andare a divertirci? Mi trovi nel corridoio. Immaginavo. Nessuna delle due, eh? Per quanto senta il peso di dover decidere immediatamente fra lei e Chihiro, e sono tutte e due nello stesso corridoio, io esco con entrambe. Voglio portare avanti un attimo lei anche. Usciamo. Andiamo a divertirci da qualche parte. Strano, non mi ha chiesto di andare. Ah, ecco, stavo dicendo, non mi ha chiesto di andare a mangiare. Quanto è bello uscire con lei. Mi piace un sacco quanto sorride. Lei è proprio caruccetta. Anche Chihiro. Chihiro proprio ti scioglie. Lei però è proprio energica. Mi piace come personaggio. Oggi, se non c'è niente da fare, credo che proprio usciremo con Tanaka. Probabilmente lo sai già, ma la prossima luna piena sarà martedì di settimana prossima. Sono certa che salterà fuori un'ombra di qualche tipo. Cerca di essere pronto. Sì, signora. E infatti, guarda un po' chi c'è oggi. Guarda, ho appena finito un confident molto interessante. Cerca di essere all'altezza, Tanaka. E permettimi di dubitarne. Allora, grande capo, cosa c'hai da insegnarmi? Oh, ma guarda, è proprio Star. Hai un attimo? Se sì, ti impartirò un'importante lezione di vita. Gratis, naturalmente. Ci mancherebbe anche che mi chiedi dei soldi, maledetto. Passiamo la serata con lui. Oh, che entusiasmo! Allora non perdiamo altro tempo! Sentiamo. Ma io non sono uno qualsiasi, ti ho dato 40.000 yen. Placebo! Amio! Avanna Marchi! Certo, funzionano di sicuro, eh? Di giorno e di notte! Ma ce li hai davvero sti prodotti? Scusami, quando li vendi in TV io vedo solo cagate. E allora non ho idea di dove li venda. Tra l'altro domani dobbiamo vedere che cosa vende. Non vende solide realtà, vende sogni lui. Dipende. Certo, come no. Ho ricevuto dei consigli discutibili dal presidente. Wow. Ok. Forse mi sono lamentato di molti dei confidant. Tanaka forse. Spero migliori. Speriamo. Guarda, a nessuno interessa di te, quindi. Che problemi, wow. Si è fatto tardi e sono tornato al dormitorio. Oh no, la mia faccia su un sito di incontri. No, ti prego, signor Tanaka, salvami. Ah, mamma mia.
Pip pip. Chi è che mi scrive oggi? Ciro, secondo me. Vediamo. Ciro e indovina chi si annoia. Passiamo del tempo assieme, allora. Se non abbiamo niente di meglio, e dubito visto che abbiamo Maya, potrei pensare a Ciro, sai? Guarda, no, proprio lo stronzo. Arrivato dei messaggi. Non li guardo neanche. Eh sì, è proprio una persona che ho già visto da qualche parte. Chissà chi è. Oggi vi offriamo il set di gustosi snack da ufficio. Prendetevi una meritata pausa dalla vostra frenetica vita lavorativa. Iniziamo con cioccolato Yaba e ne riceverete ben tre. È il cibo preferito anche dei nostri dipendenti. Oh santo cielo, che meraviglia! Ma aspettate, non è tutto. Laurea in gelatina, indovinate la quantità? 3 a 3.980 yen, come al solito. Vabbè, compriamola, vediamo com'è. Chissà se andiamo direttamente da lui a chiedergli sti prodotti se ci fa lo sconto. Come no? Yes, sono ritornate le bibite. Ottimo. Eccole qua, tutte 12 le bibite. Credo di aver trovato tutto. Adesso vedi proprio la cutscene di Elisabetta. Se le butta tutte in faccia. Pare che tu abbia raccolto tutte le diverse bevande. Posso prenderle io ora? Certo. Oh santo cielo, ce ne sono così tante. Sarebbe un tale peccato limitarsi a berle. Forse stanotte metterò un atto, un rituale noto come bere dopo il lavoro. Invoca tre lavoratori. In ogni caso, la richiesta è completata. Ti prego di accettare la ricompensa. Media. Partecipa alla sfida del ghiottone. Yes, ecco come si sblocca finalmente questa roba. A quanto pare, coloro che si definiscono ghiottoni si scontrano in focose battaglie. Nel ristorante di hamburger dell'area commerciale di Watodai si terrà uno scontro tra gourmet. Per quanto mi piacerebbe partecipare, temo di non potermi allontanare da qui per troppo tempo. Potresti affrontare questa sfida ghiottone al posto mio? Beh, però la mia domanda è: questo evento si sblocca con il tizio che appare qua o si sblocca adesso che è arrivata la richiesta? Sento di potermi avvicinare, d'accordo, mi serve un eremita prima. Oh, ancora errori di fusione, niente. Mi chiamo Kushimitama, mi assicurerò che tu rimanga in forma. Forza, possiamo affrontare il mistero del mondo insieme, tu ed io. Io sono 70, se qualcuno proverà a importunarti, lo strozzerò senza battere ciglio. Con la tua sciarpa, immagino. Studente in gamba, vuoi cambiarmi? La vogliamo tentare, la vogliamo rischiare? Ti voglio dar fiducia. Risucchio spirituale. Ho fatto male, ho fatto veramente male. D'accordo Maya, arrivo. Sono nel dungeon di Shinagawa. Spero che Tatsuya venga presto. Maya sta camminando nei paraggi. Non mi sta manco lamentando altro, non ci credo. Ma devo dirlo a Tatsu che è il mio compagno di MMO, coraggio! Che sfigata, sto arrossendo davvero. Oh no, ora sta sudando. Allora dimmi, sono proprio qui. Come cacchio ho fatto a non vederti? Comunque no, la data rimane sempre 1-8 sul gioco. Oh, ehi Tatsuya! Maya sembra divertirsi, buon per lei, guarda. Onestamente, nonostante comunque il confidence sia molto... quello che è. Comunque io sono contento che in un modo o nell'altro stiamo facendo comunque un favore alla nostra professoressa senza che lo sappia. Volevo dirtelo l'altra volta ma non ce l'ho fatta, blish. Maya sembra imbarazzata, dimmi. Mi interessa qualcuno di scuola, ma è un adolescente, XD. Oh Gesù. Oh my god, l'ho detto davvero. Gli altri prof non sono al mio livello, per questo avevo smesso di cercare un fidanzato al lavoro. Non credevo mi sarei presa una cotta per uno studente. Guarda, non sei la prima e non sarai l'unica professoressa di questa saga di videogiochi che succederà ormai. Tra te che ti confessi online, una che è praticamente spudorata con le tettone messe di fuori che cerca di racimolare tutti i ragazzi della scuola, e l'altra che fa la cameriera per evitare la causa dei genitori di uno studente, voglio dire, quella di Persona 5 forse fra le tre ad ora è la migliore. Lei non è male, però... è una follia anche per me. Lui chi è? Un po' silenzioso, ma molto maturo e intenso. E buono, Adoro l'espressione emo che fa. A che serve mangiare e bere? Con quello. Maya sembra felice. Chissà di chi sta parlando. A dire il vero, è uno dei miei studenti. Vive in un dormitorio... Oh Gesù, non l'ha scritto davvero. Perché gli sono morti i genitori. Faccina triste. Si è trasferito quest'anno. Forse posso trovare un modo per stare soli. Sono l'insegnante responsabile della sua classe. Ah.
Oh, comunque, non essere geloso, è solo una cottarella, ok? Tatsuya è l'unico partner di gioco di Maya, non preoccuparti. Sembra una situazione alla Sword Art Online, dove la sorella di Kirito si innamora sia del fratello nella vita reale, sia del fratello all'interno del gioco. Percepisco quanto Maya tenga a me, e non solo nel gioco. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Ehi, esci con la prof, dai. Non saresti l'unico in sta cazzo di scuola, a quanto pare. E anzi, forse potresti vantarti anche con qualcuno. Siamo all'8, dai, ce ne mancano due. Non ho ancora preso appuntamento, ma andrò dal parrucchiere. Starkun impazzirà la prossima volta che mi vedrà. Tatsuya deve andare, tu pensa positivo. La giocatrice Maya si è scollegata, ho deciso di scollegarmi anche io. Oh no, che sorpresa, chissà di chi stava parlando. È un peccato però non poterla vedere in giro la prof, eh? Non c'è nessuno? Ah, strano. Oh, eccoti qui. Ehi, come va? Io oggi ho rimorchiato la prof, voi che avete fatto? Chissà se il Wild Duck lo fai solo la sera o la mattina. Solo di sera. Perfetto, perfetto. Maledizione, allora fammi fare un salvataggio, perché sicuramente o è una sfida che devi scegliere l'opzione giusta, oppure è una sfida di quelle che deve avere tutte le statistiche messe a posto. Se è il primo caso la possiamo tentare, se è il secondo, vabbè, almeno ci abbiamo provato. Va bene, 2000 yen, ci sta, andiamo. Oggi, sfida del ghiottone. Ehi, sono qui per vincere. Ah, la sfida è mangiare tanti panini. In Persona 5 è mangiarne 3 giganteschi, quindi. È una quantità assurda di hamburger, chissà se sarò in grado di finire tutto. Per quanto io mangi, la quantità di hamburger non accenna a diminuire. Allora, guardarla è una pessima idea, concentrarti solo su quello ti fa perdere il ritmo. Proviamo a non pensarci. Ho mangiato con lo sguardo perso nel vuoto e mi sono sentito meglio. Ottimo. Mi sembra di far progressi, ma non devo cantare vittoria. Prendere una pausa vuol dire che poi piano piano ti stoppi. Mandare giù tutto bevendo la soda vuol dire ammollare e riempirti col bere, quindi continua a mangiare. Sopportando il dolore sono riuscito a tenere il ritmo senza fermarmi. Porca troia. Arriviamo nel tartaro domani. Ha tutto ingrassato. Un ultimo sforzo, come faccio ad andare avanti e completare la sfida? Gustare i sapori, immaginare qualcosa, masticare bene e lentamente. No, vuol dire rallentare e piano piano far raffreddare il tutto questo. Gustare non lo so, però vuol dire anche quello forse rallentare. Proviamo aspro. Sono riuscito a mantenere il ritmo immaginando di mangiare qualcosa di aspro. Oh, abbiamo vinto! Il tempo è scaduto. Sono riuscito a mangiare la montagna di hamburger. Servivano ritmo, tecnica e resistenza mentale. Sento di aver imparato molto. Fantastico. Oh, dai, abbiamo preso il sapere con dei panini. E anche il fascino. No, non credo proprio. Però anche la terza statistica, il coraggio, è aumentato. Grande. Non penso la potremmo rifare sta sfida, però. Avendo completato la sfida del ghiottone, ora posso ordinare dal menu Wild Duck. Quando disponibile, fantastico. Prima di tutto dovrei andare a dirlo ad Elizabeth. Ok, però sai che mi aspettavo un trofeo? Mi aspettavo un trofeo per questa cosa. Peccato. Ehi, bella. Domani è il grande giorno. Esatto. No. Mi sento lo stomaco sotto sopra, come prima di un torneo, è presente. Ora, so come si sente Sanada-san prima di salire sul ring. Beh, domani è un giorno importante. E tra l'altro tra poco iniziano anche gli esami. Vediamo, da Giri possiamo andare, ed è l'unico disponibile. Ehi là! Seccaku kite kureta no ni warui ga. Kyou no kaigi wa temijika ni sunda kara. Meno male, dai. Urusai gaiya ga inakute chōdo ii. È bello? In che senso? Pensi male anche di tutti gli altri? Ah, vabbè, quello immaginavo. E cosa hai trovato? Vabbè, ormai sono qui, eh. Magari ti do una mano, dai. Beh, ha ragione, però anche tu dovresti fare una pausa. Dimmi pure. Sentiamo. Alla fiducia?
Non sono andato tanto lontano. È morto? Questa storia ha qualcosa a che fare con la tua famiglia? Ok, ecco, lo immaginavo. Per questo sei così ligio al dovere e alla sincerità? Immaginavo. Però un giorno quelle persone ti si rivolteranno contro, credimi. Ha parlato con passione, sue parole sembrano davvero sentite. Sento che la nostra amicizia sta crescendo. Nonostante tutto, ti dico, non è male comunque. È una persona di sani principi. Non è male come confidant. Sate, dopo di lei, andiamo. Ho accompagnato Dagiri per la sua via di casa. Oh, il mio pacchetto. Vediamo che cosa c'è dentro. Cioccolata e laurea in gelatina. Laurea in gelatina, immagino. Domani è il grande giorno. Se dovessimo perdere, la città sarà invasa dai perduti, no? Dobbiamo vincere a qualunque costo. Siamo gli eroi protettori di questa città. Scherzo, però è vero. Beh, dobbiamo essere al top. Se oggi vai al tartaro, chiamami. Non ci andiamo. Oh, giusto, Starkun. Per domani ti chiedo di rimanere a disposizione al dormitorio. Quindi se hai degli affari da sbrigare, concludi entro oggi. Vai tranquilla. Ora che ci penso, quello che ho piantato sul tetto dovrebbe essere pronto. Andiamo. Allora, come saranno usciti questi? L'Amrola Nutriente. Cura un alleato da... Ok. Ok, l'Amrola ci sta. L'Amrola is good. E ti dirò, se la prossima volta qualcuno mi chiede di fare qualcosa qua sopra, potrebbe essere una buona scelta, sai? Devo comprarne altre, perché ad ora dei tre credo sia la migliore delle piante, perché è praticamente una panacea, cura tutto quanto. Ehi, come va? Ho finito tutti quei panini, hai visto? Vedo che hai affrontato la gara del cibo del negozio di hamburger. Non ero a conoscenza del fatto che completarlo ti avrebbe garantito l'accesso a una combinazione fuori menù. Che servizio generoso. Ma in me si è fatto ancora più forte il desiderio di sfidarlo un giorno. Chissà, magari sarà una delle uscite. Ecco la tua ricompensa. Frammenti del crepuscolo. E non ci sono altre richieste strane per il momento. Andiamo a mangiare il riso. È da un po' che non venivamo qua effettivamente. Beh, avevamo un po' da fare in queste ultime belle sere. Mutatsu è stata... una bella occupazione di questi tempi.